Il Milan sta per vincere l'ennesima partita in casa, sarebbero 28 i punti in classifica, rossoneri che vincono 1-0 contro il Torino, manca davvero poco, aspettiamo il fischio dell'arbitro. Milan che riesce a battere il Toro grazie alla rete di Giroud, la quarta in Serie A, e soprattutto è un gol dedicato a chi critica Giroud, giocatore che in area di rigore la mette dentro quando c'è l'occasione, anche se non è ancora al top della forma. È un Milan che comunque riesce ad ottenere un altro importantissimo successo, l'ennesimo in questo campionato. Ricordiamo 9 vittorie e un pareggio fino a qui, 28 punti in classifica su 30, sono davvero tantissimi per una squadra che comunque non molla mai. È arrivato in questo momento il fischio finale, il Milan vince una gara sofferta, una gara difficile, una gara contro una squadra che comunque ha provato a lottare fino alla fine come il Toro. L'avevamo detto che la squadra di Juric è una squadra tosta da battere. Nel finale c'è stata quella punizione con addirittura Milinkovic-Savic in area di rigore del Milan per prenderla di testa, il mischione finale che non è ovviamente facile resistere agli assalti, no? Nei minuti finali il Milan invece ci è riuscito, ha mantenuto la porta inviolata, ha vinto 1-0, una gara non facile, una gara solida, una prova solida, e un Milan che ha portato a casa un'altra vittoria pesante ed ora aspetta la risposta delle altre inseguitrici, del Napoli soprattutto, e poi delle altre inseguitrici in classifica. Buona prova ancora una volta per gli uomini di Stefano Pioli, che ormai giocano a memoria, hanno la loro tattica, hanno la loro identità in campo nonostante le assenze. Abbiamo visto anche un Theo Hernandez rientrare in campo nella ripresa, ha giocato 45 minuti, non proprio il miglior Theo Hernandez, ma come potrebbe esserlo visto che ha avuto il Covid fino a 3 giorni fa. È un Milan quindi che con le unghie e con i denti ha strappato un'altra grande vittoria, è una squadra solida, è una squadra forte questo Milan, e quindi ora aspetta la risposta delle altre inseguitrici. Vince 1-0 grazie al gol di Olivier Giroud.